Ed ecco, siamo live da Cerra, una fila enorme di auto che da Casalnuovo e dai comuni limitrofi si dirige verso Villa dei Fori ad Acerra, dove insomma è stata accertata la morte del TikToker, il famoso TikToker napoletano di Casalnuovo, che insomma dopo un malore davanti ai figli è stato trasportato qui all'ospedale, al pronto soccorso di Acerra, ed è morto, sembra insomma per un infarto improvviso. Stava giocando con i figli giù al parco, nelle palazzine dove lui è cresciuto e viveva con la moglie e i suoi tre figli, per la pazza, perché insomma la moglie con un pannovel insomma spesso la ironizzava sulla moglie che mentre faceva diciamo le faccende di casa. Si sono dirette in migliaia, come vedete qui ad Acerra, stiamo raggiungendo a piedi il posto, ma ci sono veramente una fila enorme di auto che arrivano da tutte le parti per insomma questa notizia che ha sconvolto la rete. Lorenzo delle Femmine, quarantenne, tre figli, una moglie, ha perso la vita proprio mentre giocava con la famiglia. Spesso insomma lui con i suoi video raccontava le giornate insieme a moglie e figli, e così era diventato famoso. In molti gli chiedevano insomma come passasse le giornate senza lavorare, e lui diceva che insomma era proprio questo il suo lavoro, quello che gli portava soldi, e aveva cambiato la sua di vita, quella della moglie e dei suoi figli, i figli che amava. Infatti quando è accaduto abbiamo ascoltato delle testimonianze di chi era presente a questo tragico evento. Stava giocando con i figli, all'improvviso si è accasciato proprio giù al parco dove lui abitava, uno dei figli vicino al fratellino che diceva non ti preoccupare, sta giocando. Poi è stato soccorso dagli amici presenti, trasportato qui all'ospedale, dove poi si è avuta la notizia della morte. Ragazzi, sarei andando a Villa dei Fiori? Sarei andando a Villa dei Fiori? Ah, non volevi essere di più? Ho visto che facevi dei segni, perché? Ah, scusami. E quindi vi stavo dicendo, traffico in tilt, perché da tutte le direzioni della provincia in molti stanno passando di qua. C'è anche un incidente tra l'altro che ha aumentato la situazione del traffico. Vai Dario, vai, dopo questo. Vai, vai. Ma noi pensavamo che il traffico era per il TikToker, è per quello il traffico, ma anche per l'incidente. Ah, ecco. No, avevo immaginato invece. Comunque, in molti si stanno dirigendo verso l'ospedale. C'è anche un incidente che aggrava la situazione, c'è la polizia locale, diverse pattuglie che stanno gestendo l'afflusso qui a Villa dei Fiori. Vedete, ci sono diverse pattuglie della polizia locale.
Ma scusi, ma il traffico è per il TikToker o per l'incidente? È per l'incidente. Ah, è più per l'incidente che... Oh, mi si dice. Però, quattro pattuglie per un incidente. È ovvio che la polizia locale è qui anche per garantire l'ordine pubblico nell'area. Vi dicevo, Lorenzo, il quarantenne TikToker con il nome di Pella Pazzo, faceva questi video con moglie e figli, raccontava i suoi viaggi e ci sono in tanti qui a Villa dei Fiori che sono venuti per l'ultimo saluto. Ecco, molti amici si sono radunati qui, la notizia ha sconvolto la rete. Ecco, vi mostriamo live le immagini. Una notizia che veramente ha sconvolto la rete. Va bene, facciamo fuori. No, va bene. No, ma poi di quelle. Ma non stiamo solo. Bah, comunque stanno nervosi, giustamente. Comunque si sono affollati molti fan, amici ovviamente. Il traffico che ha subito anche un rallentamento per un incidente più avanti. E per il momento è tutto, vi daremo maggiori dettagli negli articoli.